L'avventura umana e artistica di Antonio Canova, il Gran Canova, come lo chiama Leopardi, si conclude nell'ottobre del 1822. Ha già scelto la destinazione della grande ricchezza che possiede. Costruire a Possagno un tempio, di cui ha disegnato il progetto pensando al Partenone e al Pantheon. La comunità del luogo contribuisce con lavoro e materiali. Canova, con le insegne di Cavaliere di Cristo, è presente alla posa della prima pietra. La gloria e gli onori lo hanno accompagnato nei lunghi anni di attività dominata dalla passione per la scultura. Sovrani e principi hanno fatto a gara per ottenere le sue opere. Le corti e i palazzi signorili hanno ambito di aver l'ospite nelle loro sale splendenti. Scrittori e poeti hanno considerato un privilegio la conversazione con lui. Ha parlato con i grandi del tempo come un loro pari e nelle loro lingue. Vivere è stato, per lui, un cimentarsi continuo con la grandiosità dei progetti e la durezza della materia. Nel tempio che il fratellastro, l'abate Sartori, porta a compimento con affettuoso rispetto, ogni particolare è ideato da Canova. Il compianto domina l'altare, testimonianza di tragici eventi e punto di partenza della tendenza purista nella pittura. Le metope, tra le quali l'uccisione di Abele, sono uno dei suoi ultimi lavori. Tutto è opera sua, atto di devozione e di fede. Antonio Canova nasce a Possagno nel 1757. Il padre muore quando egli è bambino e la madre, risposandosi, lo lascia con il nonno, un tagliapietra che lo porta spesso con sé e lo fa conoscere al senatore Falier, il primo generoso protettore. A soli 9 anni va a lavorare come garzone nella vicina Pagnano presso Giuseppe Bernardi, uno dei Torretti. Per pochi soldi il vitto giornaliero lo segue anche a Venezia, dove inizia la sua avventura di artista. Sa trattare la pietra ed il marmo quasi fossero materiali duttili e la precoce abilità gli procura i primi incarichi. Scolpisce in questo periodo i due canestri di pietra. Il nonno vende un campo per farlo studiare. Può così lavorare mezza giornata e frequentare l'Accademia del Nudo e la Galleria Farsetti. La collezione di calchi, copie e bozzetti, raccolti da Filippo Farsetti, gli consente di conoscere la scultura antica e quella italiana dall'ultimo rinascimento ai suoi giorni, di studiare tecniche e forme, di esercitarsi nel disegno. Quando, molti anni dopo, la parte più consistente della collezione viene venduta allo zar Paolo I, caricata su 2 navi e trasportata a San Pietroburgo, in una lettera accurata esprime il suo dolore per la partenza di quel materiale da lui giudicato sceltissimo e prezioso. I testi classici lo appassionano.
la favola di Orfeo, il cantore poeta, che scende nell'Ade per riprendere Euridice, è famosa tra i contemporanei. Molti artisti e musicisti la scelgono come tema delle loro opere. Il senatore Falier commissiona al giovane scultore per la sua villa di Pedrazzi di Asolo una Euridice in pietra. Canova riesce a rappresentarla in modo così toccante che Falier lo convince a fare, sempre in pietra, anche Orfeo. Due anni dopo ne esegue una replica in marmo. Orfeo e Euridice sono stati separati dalla morte. Euridice, trascinata indietro dalla mano della furia, è perduta per sempre. Orfeo è disperato perché non riesce a strappare alla morte la donna amata. Nel marmo e nella pietra, Canova riesce a rendere con grande intensità sentimenti e affetti. La curiosità e l'interesse intorno a lui crescono e gli incarichi si moltiplicano. Il gruppo di Dedalo e Icaro, scolpito per il procuratore Pietro Vettor Pisani, viene esposto in piazza San Marco per la Fiera dell'Ascensione, come era avvenuto per l'Orfeo. Le due figure, idealizzata quella del fanciullo, naturalistica quella del vecchio, si aprono, dando spazio al vuoto centrale. I sentimenti di entrambi, mentre si preparano al volo dall'esito imprevedibile, sono espressi in modo vivo, senza sforzo. Per la prima volta adotta una tecnica che gli sarà consueta e che perfezionerà, quella della derivazione della scultura in marmo, da un modello in gesso di grandezza naturale. L'ammirazione ed il consenso sono unanimi. I 100 zecchini del compenso rendono possibile il viaggio a Roma, desiderato da tempo. Canova si immerge subito in un fervido clima di riscoperta della classicità. Viene ospitato nel palazzo dell'ambasciatore di Venezia e comincia una sistematica esplorazione della città. Visita le chiese, i palazzi, i musei e disegna le statue antiche del Campidoglio e del Vaticano. Frequenta anche le scuole di nudo dell'Accademia di Francia del Campidoglio e annota in un diario, iniziato il giorno della partenza, tutte le sue impressioni. Gli incontri con gli artisti veneti sono frequenti, ma nascono anche nuove e durature amicizie. In questo periodo di intensi studi e di appassionate discussioni, Canova raggiunge un'approfondita conoscenza dell'arte classica, un bagaglio culturale di eccezionale complessità. La sua concezione dell'arte si perfeziona. Creare significa elaborare una idea originale, modificarla in una ricerca mai soddisfatta di perfezione e poi evolverla fino a darle una forma compiuta. L'ideazione dell'amorino alato corrisponde all'originale itinerario creativo. Scolpito in più versioni, con poche varianti, è paragonato alle antiche statue greche per la semplicità e la purezza del modellato. La versione commissionata dal principe Yusupov ha ali più grandi e maggiore delicatezza del corpo. Canova se ne separa con dispiacere e segue con trepidazione il suo viaggio verso San Pietroburgo. Si tranquillizza quando sa che è arrivato. Il poeta Puškin si reca più volte nel palazzo del principe Yusupov per poterlo vedere. Per il gruppo di amore e psiche che si abbracciano, Canova sceglie un momento di azione tratto dalla favola dell'asino d'oro di Apuleio. Psiche,
trasgredendo il divieto di Venere, apre il vaso consegnatole da Proserpina. Mentre sviene, tende le braccia ad Amore. L'opera ha una complessità strutturale realizzata con delicata semplicità e seguendo un andamento melodico. Lo straordinario scatto delle ali accompagna il bacio divino. Le parti scolpite e il vuoto intermedio hanno identico valore. Il piedistallo, girando su un perno, moltiplica il punto di vista ed offre una visione animata. Psiche sembra riavere vita. Qualche anno dopo, Canova riprende il tema scolpendo Amore e Psiche in piedi. I due gruppi vengono acquistati da Gioacchino Murat ed esposti nel castello di Villiers, dove Napoleone li vede e ne resta profondamente attratto. Attualmente sono al Museo del Louvre. Contrapposti e complementari vengono interpretati come simboli della lussuria e dell'innocenza. I due giovani in piedi sono rappresentati in un colloquio sereno. La farfalla, posta in equilibrio tra le due mani, è, come presso i greci, la personificazione dell'anima. Il gruppo all'Ermitage è una replica che Canova esegue per rispondere alle continue richieste. Il trasferimento a Roma diventa definitivo. Le commissioni sempre più impegnative per sculture e opere monumentali gli impongono l'organizzazione di un grande studio con molti lavoranti. Canova approfondisce la ricerca tecnica. Il procedimento lavorativo è nuovo. Egli fissa la sua intuizione nella creta, che meglio si adatta alla mobilità del pensiero. Spesso anche schizzi e disegni precedono l'esecuzione. Dal bozzetto passa al modello, sempre in creta, della stessa grandezza dell'opera in marmo. Nel successivo calco in gesso, i lavoranti segnano con chiodi minuscoli le misure affinché l'esecuzione in marmo rispetti con precisione il modello. Nello studio di via San Giacomo, Canova segue tutte le fasi del lavoro. Riserva a sé, in una stanza appartata, la finitura, l'ultima mano. Mentre scolpisce, ascolta la lettura di pagine di storia e di poesia classica. Il viaggio a Vienna conferma la sua fama internazionale. L'idea della morte come meditazione trova concreta rappresentazione nel monumento funebre di Maria Cristina. La stretta porta sta per inghiottire prima le giovani donne e i fanciulli. Ultimo il vecchio mendicante. Il ritmo è lento e pausato, senza emozione. Il genio funebre appoggiato al dorso del leone mette in evidenza la composizione asimmetrica, eppure chiara e razionale. In questo equilibrio di vita e di morte, di luci e di ombre, con distacco ma senza freddezza, si afferma il classicismo idealistico di Canova. Le varie versioni delle opere che escono dallo studio hanno committenti illustri. Il primo esemplare della Maddalena pentita è commissionato dal vescovo veneziano Priuli, che desidera un'opera di carattere religioso.
L'idea di una giovane donna che fa penitenza nel deserto è originaria di Canova, che la ritiene piena di espressione e di verità. L'opera, il primo marmo di Canova che raggiunge Parigi, è definita stupefacente ed apre un dibattito sul rapporto tra linguaggio pittorico e linguaggio plastico. Canova viene nominato da Pio VII ispettore generale delle antichità e delle belle arti di Roma, lo stesso incarico che aveva avuto Raffaello. Per suo intervento il Papa emana una legge che impedisce che le opere di arte di scavo siano portate fuori dal territorio dello Stato. Il Museo Vaticano è stato depredato di opere famose. Pio VII, per reintegrarlo, acquista da Canova i due pugilatori. Creugante e Damosseno sono protagonisti ai giochi Nemei di uno spareggio finale. Ognuno di loro può vibrare un solo colpo. Le due statue, concepite per una collocazione ravvicinata, sono precedute da una lunga ideazione. Canova dimostra la sua abilità anche nello stile eroico e invia i calchi del Creugante alle principali accademie d'Europa. Il suo studio diventa sempre più un laboratorio di ideazione e di ricerca e punto di riferimento per artisti e letterati provenienti da ogni parte d'Europa. Madame de Staël, la scrittrice, vi scorge di sera il genio funebre illuminato da una fiaccola. Ne ha una impressione indimenticabile. Canova ama scrutare le sue sculture alla luce delle candele e passa molte ore di notte nel laboratorio studiando gli effetti della luce e dell'ombra. I difetti del marmo nella testa del genio hanno fatto pensare che fosse un frammento della statua scolpita per il monumento del Papa Clemente XIII e successivamente scartata, ma l'attribuzione è incerta. Il tema del dolore si collega con quello della morte, della gloria, del tempo. Napoleone Bonaparte, al vertice della sua ascesa, invita con insistenza Canova a Parigi per ritrarre lui e i suoi familiari. L'artista, in una statua di grandezza superiore al reale, lo rappresenta come Marte pacificatore. Nei molti ritratti dell'imperatore, alcuni dei quali copie commissionate dalla famiglia, Canova ferma l'espressione che lo colpisce quando Napoleone è ancora primo console. Durante il suo soggiorno a Parigi frequenta l'ambiente di corte. Napoleone gli offre la carica di direttore generale del suo museo. Canova rifiuta. Conversa a lungo con lui mentre ritrae l'imperatrice. Esprime con fermezza la convinzione che le opere d'arte devono restare nei luoghi dove sono state create. Più tardi, nel 1815, dopo la sconfitta di Waterloo, Canova viene inviato dal cardinale Consalvi a Parigi. Riesce ad ottenere dai sovrani degli stati vincitori il ritorno in Italia di gran parte del patrimonio artistico asportato da Napoleone. Tra i familiari di Napoleone, Paolina Borghese diventa il suo modello femminile. Con lei afferma un'immagine libera della donna. Venere, con la sua bellezza, feconda la natura e rallegra la vita umana. Firenze ha dovuto consegnare con dolore ai francesi l'antica Venere dei Medici. Chiede a Canova una sostituzione.
Il grande scultore, per sottolineare la novità dell'invenzione, esige che la sua Venere, chiamata poi Italica, non sia collocata sul vecchio piedistallo. Venere, appena uscita dal bagno, viene sorpresa nell'atto spontaneo di asciugarsi. La figura inclinata, la veste appena umida, trasmettono un brivido di naturalezza. Letterati e critici discutono a quale delle due statue, l'antica o la moderna, spetti il primato della bellezza. I teatri e gli spettacoli lo attraggono e sollecitano la sua ispirazione. Canova confida ad un amico il suo interesse per il ballo e il suo desiderio, avendone il tempo, di impararne i principi. L'immagine di figure danzanti, tante volte fermata in disegni e dipinti, prende vita nella danzatrice con le mani sui fianchi. Scolpita per Giuseppina de Beauharnais, viene chiamata dallo stesso Canova musa della danza amorosa. Molte ballerine si specchieranno in quella immagine e ne trarranno un suggerimento per nuovi movimenti di danza. Una copia in marmo della testa della danzatrice dell'Hermitage è inviata in dono da Canova a Lord Wellington per ringraziarlo del contributo dato al ritorno in Italia dei capolavori trafugati. Il dibattito contemporaneo sulla funzione dell'arte è vivissimo. Canova ne è attento ascoltatore. Sono prigioniero di una magia, dice Luigi di Baviera davanti a Ebe, la coppiera degli dei. Ebe avanza con passo sicuro, mentre la veste ondeggia. Canova pone particolare attenzione all'espressione del volto volutamente impassibile e difende questa scelta in nome del bello. Una versione della scultura è esposta al Salone di Parigi, dove suscita curiosità e interesse. La commistione di materiali diversi si rivela una originale soluzione compositiva. A quel tempo aveva anche una leggera coloritura delle parti nude del corpo, in contrasto con il marmo bianco delle vesti. Canova, nell'ideare il gruppo delle grazie, non segue lo schema tradizionale secondo il quale la figura centrale volge le spalle a chi guarda. La pone invece frontalmente. Le figure laterali sono rivolte verso di lei, con uno scambio di sguardi. I numerosi disegni preparatori testimoniano l'intensa ricerca che ha preceduto la creazione. Il ritmo compositivo viene scomposto in movimenti diversi e posizioni variate, di cui il velo è il filo conduttore. La sua autorità, come profondo conoscitore dell'arte e della civiltà antica, è indiscussa. Canova viene invitato a Londra per una perizia scientifica sui marmi del Partenone. Finalmente può confrontare con la bella natura delle sculture del greco Fidia il suo lavoro di una vita. Paride, Elena, sono veri perché oltre la perfezione formale hanno vita e affetti. Elena dell'Hermitage è una delle repliche della prima testa scolpita per Isabella Albrizzi
e destinata a una grande popolarità. Dalla perduta arte dei bardi, con il dono dell'immortalità, ecco l'Elena del nostro cuore, scrive Lord Byron. Canova muore a Venezia nel 1822. Il medico che ne esamina il corpo riscontra la depressione delle costole dovuta all'uso immoderato del trapano. Canova torna a Possagno. 8 anni dopo, quando i lavori sono ultimati, dalla vecchia pieve viene trasportato nel tempio. L'itinerario artistico percorso si mostra oggi nel grandioso scenario della gipsoteca costruita accanto alla casa. Giovanni Battista Sartori vi ha fatto trasportare dallo studio di Roma i modelli e i gessi che testimoniano lo sforzo eroico e coinvolgente che ha impegnato fino all'intimo il pensiero e il corpo di Antonio Canova. Lavoro anche quando dormo, sognando.